La storia vera di un cane randagio adottato da Scicli, paese in provincia di Ragusa, è la trama del film Italo, dal nome dell'animale, della regista siciliana Alessia Scarso. Alla sua prima produzione, da ieri nei cinema, è presentata oggi a Catania. Il paese ha voluto partecipare raccontandoci un sacco di aneddoti del cane. È stato molto divertente perché proprio non potevo camminare per strada, le persone mi fermavano e mi dicevano: gli hanno messa questa cosa nel film, ce l'ha messa quest'altra cosa nel film. Tra gli attori Marco Bocci, il vicequestore Domenico Calcaterra, nella fiction Mediaset Squadra Antimafia, al suo primo ruolo da protagonista, Elena Radonincic e i siciliani Barbara Tabita, Tuccio Musumeci e Lucia Sardo. Quando si sta in Sicilia non è che si deve per forza parlare soltanto di mafia, anche perché la Sicilia è una terra che soprattutto c'è altro, insomma. E è una storia che parla veramente nello specifico di una piccola cittadina siciliana che si chiama Scicli, ma soprattutto di buoni sentimenti, di onestà, di lealtà. E, insomma, è stato un piacere raccontare anche questa Sicilia, che è soprattutto, insomma, la parte più importante. La pellicola, girata proprio a Scicli, racconta la vita dell'animale vissuto davvero nel piccolo comune Ibleo e morto nel 2011. Il cane era la mascotte del paese, partecipava a tutte le funzioni celebrate in chiesa e accompagnava i turisti lungo le stradine della cittadina barocca. Una favola che diventa romanzo, tutto ruota attorno all'affetto conquistato da Italo, che nonostante un'ordinanza comunale bandisca i cani randagi, diventa pian piano il simbolo del paesino al punto da meritarsi la cittadinanza onoraria. Italo si affeziona soprattutto ad un bambino di 10 anni, figlio del sindaco Antonio Bianco, interpretato da Bocci. Una commedia divertente e romantica che tocca temi importanti quali il randagismo, l'amicizia, il pregiudizio e l'amore incondizionato, a cui fanno da cornice i colori e le tradizioni della Sicilia. Il film è l'unico pregiudizio, non è quello più scontato, quello della mafia, ma è un pregiudizio verso un animale, verso un cane. E da siciliani sappiamo quanto il randagismo è un problema della nostra terra e per magia, con l'amore, in realtà non è neanche magia, perché questa storia è una storia vera, noi la chiamiamo fiaba ma non lo è, perché questo cane col suo amore riesce ad insegnare la fiducia agli umani.